Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di Ilcomizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento. In più servizi e rubriche sui comuni problemi legali. Le risposte dei nostri avvocati. Un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita, società e professioni. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Buona giornata. Mi pare opportuno ritornare sul tema del blocco dei licenziamenti, o meglio, fra breve, lo sblocco dei licenziamenti, perché pur essendo un argomento su cui molto si è discusso, mi pare che si siano determinate notizie abbastanza confuse. Questo anche per effetto di una normativa che si è venuta a stratificare nel tempo e che ha determinato un'impalcatura di normative francamente un poco disordinata. Allora, tentiamo di mettere a fuoco quali sono i termini attuali relativi al blocco e quindi anche lo sblocco del licenziamento. La prima cosa da sapere è che ci sono due termini di scadenza del blocco. Quindi non uno solo, ma due. Il 1 luglio 2021 per tutte le aziende che appartengono all'area di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, ordinaria, e quindi essenzialmente le imprese manifatturiere e l'area dell'edilizia. Tutte queste imprese, a decorrere dal 1 luglio 2021, possono procedere ai licenziamenti di carattere oggettivo. Le altre aziende, in modo particolare, al di là di una serie di settori, sto parlando delle aziende del commercio e del terziario, il blocco prosegue fino al fine del mese di novembre. A decorrere dal 1 dicembre vi sarà lo sblocco. Attenzione, ricordo che quando parliamo di blocco dei licenziamenti, stiamo parlando di licenziamenti essenzialmente quelli di natura oggettiva, cioè i licenziamenti economici collegati a esigenze dell'azienda, il cosiddetto giustificato motivo oggettivo. Rimangono fuori, come in passato rimanevano fuori e rimangono possibili, i licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova, essenzialmente i licenziamenti per giusta causa, cioè per motivi disciplinari connessi a comportamenti gravissimi del lavoratore, ma anche le risoluzioni dei rapporti con le aziende per cambio d'appalto, quando subentra una nuova impresa nella gestione dell'appalto e i lavoratori hanno diritto di passare alle dipendenze del nuovo appaltatore, ma anche chiusura dell'azienda, fallimento, chiusura definitiva dell'azienda, non chiusura di un reparto. Detto questo, occorre chiarire che però le aziende, quelle della cassa integrazione, dell'area della cassa integrazione, che pure potrebbero licenziare a partire dal 1 di luglio, possono chiedere comunque di accedere alla cassa integrazione, di ottenere la cassa integrazione per i propri dipendenti, quando per effetto dell'emergenza sanitaria devono ridurre la propria attività produttiva. Quando le aziende chiedono questo tipo di cassa, riparte il blocco dei licenziamenti e prosegue per tutto il periodo della cassa fino al 31 dicembre del 2021. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Stai facendo un comizio, non fare il comizio. Beh, noi di Ilcomizio.it abbiamo scelto proprio questo nome, un po' vintage, che si rifà alla vecchia comunicazione
politica per proporre provocatoriamente invece tutt'altro tipo di informare e di comunicare. Lo abbiamo fatto partendo dal nostro sito web ilcomizio.it per arrivare alla nuova avventura degli studi televisivi che abbiamo appena aperto a Milano. Studi in cui vi aspettiamo per poter comunicare, per poter informare tutto quello che fate, che voi siate operatori dell'informazione, dello spettacolo, imprenditori, artigiani, professionisti, questa è la vostra casa. Venite con noi e comunicate insieme a noi. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Allora, se un'azienda del settore manifatturiero a decorrere dal 1 luglio decide di chiedere la cassa integrazione, può chiedere e ottenere la cassa integrazione, ma attenzione, in quel caso non può procedere a licenziamenti per motivo oggettivo dei propri dipendenti. Sul punto vale la pena di segnalare due cose importanti. Primo, il blocco del licenziamento, questo blocco ulteriore in caso di cassa, partirà o partirebbe da quando l'azienda fa la domanda di cassa e dura per tutto il periodo della cassa. Cioè, in buona sostanza, se l'azienda la cassa la chiede al 1° di agosto per 3 mesi, agosto, settembre, ottobre, il blocco di licenziamenti è agosto, settembre, ottobre. Non c'è un blocco che prosegue oltre il mese di giugno e va fino a dicembre. Questo crea un pericolo non indifferente, perché il rischio è che le aziende vogliano o possano liberarsi di una serie di dipendenti subito col mese di luglio, per poi chiedere la cassa per i dipendenti che in qualche modo vogliono che rimangano legati all'azienda di proprio dipendente. E questo determina un altro rischio, una sostanziale incertezza da parte dei lavoratori di quando ci sia o non ci sia il blocco, in una situazione, come dicevo all'inizio di questa chiacchierata, una situazione oggettivamente un po' di confusione. Altro elemento da segnalare: chi fa la domanda di cassa è l'azienda e la concessione della cassa è una concessione all'azienda, al datore di lavoro. Il che vuol dire che rimangono, come dire, bloccati i licenziamenti non solo per i lavoratori sospesi in cassa, ma per tutti i lavoratori di quell'azienda che ha chiesto la cassa anche solo per un proprio dipendente solo. Aggiungo e chiudo in questo caso che il blocco si applica ai datori di lavoro e a mio giudizio, anche sul punto non ci sono ancora commenti, si applica a tutte le unità produttive dell'azienda, anche alle unità produttive che non siano state coinvolte dalla sospensione in cassa, perché il riferimento che la norma fa è al datore di lavoro, non all'unità produttiva eventualmente coinvolta dalla cassa. Grazie. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di Ilcomizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento. In più servizi e rubriche sui comuni problemi legali, le risposte dei nostri avvocati, un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita, società e professioni. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce.